Riprendiamo la nostra lavorazione laddove l'abbiamo lasciata. Abbiamo terminato le nostre diminuzioni e ottenuto 12 punti dai quali ripartiremo. Io ho già lavorato i miei 6 giri e andiamo ad incominciare il settimo giro. Nel settimo giro andremo a lavorare a punto alto e lavoreremo punto su punto. Quindi allungo di poco la mia solina, vado a pescare il filo sul dietro, lo porto sul davanti e lavoro la mia maglia alta e continuo lavorando ogni punto su ciascuno dei punti disponibili nel giro sottostante. Il giro lo chiuderemo con la maglia bassissima sulla maglia iniziale. Chiudiamo il settimo giro con un punto bassissimo e nell'ottavo andremo di nuovo a lavorare i nostri aumenti. Allungo la mia solina, lavoro la prima maglia, carico il filo, rientro alla base della maglia che abbiamo appena lavorato e vado ad effettuare il primo aumento. 7 punti sui 7 punti successivi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Un aumento nel punto seguente. Quindi andremo a lavorare due punti, tutti e due nel punto successivo. E continuiamo in questo modo per tutto il giro. Tra un aumento e l'altro andremo a lavorare 7 punti di separazione. Alla fine dell'undicesimo giro abbiamo 27 punti sui quali continuare la lavorazione. Nel dodicesimo giro andremo a lavorare in costa retro e prenderemo solo la catenella che abbiamo sul dietro del nostro lavoro. Lavoro il primo punto iniziale. Carico il filo, vado nella catenella dietro al punto, entro e lavoro altri 2 punti alti. Carico il filo, salto un punto, vado nel successivo, entro nella catenella dietro e lavoro 3 punti alti. Carico il filo, salto un punto, vado in quello successivo, entro solo nella catenella dietro e lavoro 3 punti alti. E continuo in questo modo per tutto il dodicesimo giro. Al termine del giro, se abbiamo un punto in eccesso, non ha importanza, lo lasciamo stare. Facciamo conto che sia 1 e andiamo a chiudere direttamente nella maglia iniziale. Con dei punti bassissimi raggiungiamo la maglia centrale del primo ventaglietto, sempre lavorando in costa retro. Ci allunghiamo e andiamo a lavorare il nostro punto di apertura.
Carico il filo, rientro nella catenella e lavoro altri 2 punti alti. E continuiamo la nostra lavorazione sempre in costa retro. Nel 17° giro continuiamo la nostra lavorazione in costa, sempre nella maglia centrale del ventaglietto sottostante, ma andiamo ad aumentare di 2 punti il ventaglietto di questo giro. Vado con un punto bassissimo al centro del ventaglietto, lavoro il mio primo punto, carico il filo, rientro alla base del punto stesso e vado a lavorare altri 4 punti alti. 2, 3 e 4. Carico il filo, vado al centro della maglia del ventaglietto successivo e lavoro 5 punti alti. 1, 2, 3, 4 e 5. E continuo in questo modo per tutto il 17° giro. Ho terminato il 20° giro. Nel 21° ho lavorato un giro di punti bassi, lavorando un punto su ciascun punto disponibile. Nel 22° un punto alto su ciascun punto disponibile del giro sottostante. E nel 23° prima di andare a fare la rifinitura, sto lavorando 2 punti alti in ciascun punto disponibile del giro sottostante. Alla fine del 23° giro questo è il risultato. Andremo poi a fare le rifiniture, ma questo lo vedremo nel prossimo tutorial. Intanto vi saluto, vi invito ad iscrivervi al canale, attivate la campanella per ricevere le anteprime. E vi aspetto per il seguito e la fine del nostro lavoro.